Con una numerosissima famiglia, Ramses doveva occuparsi ogni anno della sepoltura di un figlio, di una figlia o di una moglie. Abu Simbel fu completata probabilmente nel 24° anno del suo regno, quando il faraone risalì il Nilo con la regina Nefertari per l'inaugurazione dei due loro templi. Nessun faraone aveva mai costruito niente di simile in tutto l'Egitto. Di tutte le mogli, Nefertari era stata l'unica vera compagna, la regina che aveva accompagnato Ramses in ogni luogo. Appare al suo fianco nelle statue dei templi di Abu Simbel, ma questo si sarebbe rivelato il suo ultimo viaggio. Colei per la quale il sole splende morì poco dopo il rientro nel palazzo del Delta. La Valle delle Regine era chiamata il luogo della bellezza e lì Ramses fece costruire la tomba più bella di tutto l'Egitto per l'amata Nefertari. La sua regina, bella ed elegante, era pronta ad entrare in un mondo dove l'attendeva un posto fra gli dei. Ramses avrebbe regnato per altri 40 anni senza la compagnia di Nefertari. Da quel momento sarebbe stato un uomo diverso. Egli non sarebbe più uscito dal Delta per andare in battaglia a capo del suo esercito. Il suo primo pensiero non sarebbe stato quello di dominare il mondo, ma la costruzione di tombe e di monumenti. Quando divenne faraone, Ramses costruì un tempio talmente spettacolare che sarebbe diventato un simbolo per tutto l'Egitto. Aveva appena 20 anni quando iniziò a costruire il grande tempio di Abu Simbel in Bassa Nubia, un progetto unico nel suo genere. A quell'epoca la maggior parte dei templi veniva costruita con enormi blocchi di pietra. Il grande tempio di Abu Simbel venne invece scavato dentro uno sperone di roccia rivolto ad occidente. Gli artisti vennero calati dalla cima della montagna per disegnare una griglia enorme come guida agli scultori che successivamente tagliarono i 4 colossi di Ramses seduto sul trono, figure gigantesche alte circa 20 metri. Perché costruire un monumento così straordinario in una località tanto remota? In quella zona non ci fu mai una densità di popolazione che giustificasse quell'impresa. Fu quindi semplice propaganda. Ramses voleva che tutti lo temessero. La Nubia rappresentava la fonte dell'oro per l'intero Egitto e il tempio dimostrava ai nubiani la grande potenza del faraone. Chiunque fosse entrato in Egitto da sud avrebbe dovuto navigare al suo cospetto, passando proprio sotto gli occhi penetranti delle 4 colossali statue di Ramses. Se un nubiano si fosse fermato per visitare il tempio, si sarebbe trovato di fronte alle impressionanti decorazioni in rilievo di prigionieri in catene, in buona parte nubiani. Una volta all'interno, avrebbe potuto ammirare Ramses alla guida dell'esercito nell'atto di scoccare le frecce sul nemico. Giunto nella parte più riservata del tempio, il visitatore si sarebbe trovato davanti alle statue assise degli dei Amon-Ra, Ptah e Armachis. Fra queste, maestosa, risaltava la figura di Ramses divinizzato, un dio fra gli dei. Ramses non si limitò però a far costruire un solo tempio ad Abu Simbel, ne fece erigere un altro per la sua amata regina Nefertari. Ramses e Nefertari si sposarono ancora adolescenti e l'adorazione del sovrano per la sua sposa era evidente. Sul timpano del tempio di Hathor, a lei dedicato, Ramses fece incidere questa dedica: colei per la quale il sole splende. Quando l'America volle commemorare i suoi grandi presidenti, il Ramses di Abu Simbel ispirò le sculture sul monte Rushmore nelle Black Hills del South Dakota. Nonostante le moderne tecniche di lavorazione della roccia, ci vollero 20 anni per completare le 4 teste colossali dei presidenti, un periodo analogo a quello che servì per portare a termine i templi di Abu Simbel.
L'Egitto è un paese molto esteso e principalmente desertico, ma è anche attraversato dal Nilo che lo rende abitabile. Nell'antichità gli egiziani edificavano le proprie abitazioni lungo le rive del fiume. A Tebe, centro religioso dell'antico Egitto, Ramses costruì altri templi monumentali e sulla sponda occidentale del Nilo fece erigere numerose tombe sia nella Valle dei Re che in quella delle Regine. Ma la vera capitale era sempre stata Menfi, che situata nei pressi dell'attuale Cairo, a circa 600 km a nord di Tebe, era il fulcro principale del paese. Quando Ramses salì al potere, spostò la capitale nell'area del delta, a circa 160 km a nord di Menfi. Qui il Nilo si divide in vari rami. La regione è ricca di vegetazione lussureggiante. Ramses non spostò la capitale per ragioni climatiche. Era un condottiero e fu per ragioni militari che costruì la città che porta il suo nome, Pi Ramses, a nord del paese. Infatti, gli sembrò il luogo ideale da cui sferrare l'attacco contro i due nemici tradizionali dell'Egitto, la Siria a nord e la Libia ad occidente. Questa città, completamente nuova, è forse la stessa che, secondo la Bibbia, gli israeliti dovettero costruire per un faraone. La nuova capitale divenne presto un complesso brulicante di templi, palazzi, magazzini, laboratori e baracche. Ramses seguiva personalmente l'organizzazione di ogni impresa bellica e si trovava a suo agio in un accampamento militare. Da questa città, Ramses condusse le sue truppe verso una lunga serie di vittorie che gli procurarono l'appellativo di Ramses il Grande. Sotto la cima di Deir el-Bari si potevano osservare i lavori di costruzione del tempio funerario di Ramses. È possibile che fra le squadre ci fosse competizione per eseguire il lavoro migliore. Qui, proprio al di là del crinale, si apre la Valle dei Re, nella quale Ramses sperava di riposare per l'eternità. Dopo 67 anni di regno straordinario, anche Ramses il Grande morì nel suo palazzo del Delta. Il suo corpo venne portato al laboratorio degli imbalsamatori regali, gli stessi che avevano imbalsamato la sua amata Nefertari, il figlio primogenito Amon-er-Kopeshef e molti altri tra i suoi figli e figlie. Il corpo di Ramses vi rimase per 70 giorni. Poi venne caricato sulla barca regale diretta verso sud, verso la Valle dei Re. Durante le 3 settimane in cui la barca reale risalì la corrente del Nilo, il popolo dell'Egitto si allineò lungo le sponde per rendere l'ultimo omaggio al faraone che aveva governato il paese per quasi 3/4 di secolo. Le donne si strappavano le vesti cospargendosi il capo di sabbia nel tradizionale segno di lutto. Quando la barca reale raggiunse Tebe, i grandi sacerdoti di Amon la accolsero sulla riva orientale del fiume. Qui la mummia venne trasportata sulla barca cerimoniale per il suo ultimo viaggio attraverso il Nilo fino alla sponda occidentale, il Regno dei Morti. Il corpo venne trasportato con una slitta fino al tempio funerario di Ramses. In quel luogo il faraone avrebbe raggiunto gli dei. I lavori per la costruzione della tomba di Ramses erano iniziati 67 anni prima. La tomba era ora pronta ad accogliere la mummia del sovrano. Il suo sarcofago di pietra, come tradizione, venne lentamente fatto discendere lungo un corridoio che passava davanti ai sacri testi incisi sulle pareti. I testi avrebbero agevolato il suo passaggio verso l'aldilà. C'era il libro delle porte, con tutte le parole d'ordine per superare qualsiasi ostacolo, e più importante fra tutti, il libro dei morti, che gli assicurava la risurrezione nell'altro mondo. Il corridoio scendeva molto in profondità. Gli ambienti erano stati scavati con cura e le pareti erano state lisciate prima di scolpirle e dipingerle.
un modo per mostrare agli dei come il re avrebbe dovuto essere trattato, come uno di loro. La tomba di Ramses ha purtroppo subito spoliazioni da parte dei ladri e numerosi allagamenti dovuti ai periodici acquazzoni che colpiscono la Valle dei Re, ma è tuttora degna di Ramses il Grande. La camera del sarcofago è la più grande di tutta la valle e con tutta probabilità conteneva l'immenso tesoro del faraone. Ramses aveva alle spalle 67 anni di regno come sovrano del paese più ricco del mondo antico, un tempo sufficiente ad accumulare oro e tesori in quantità inverosimile. Questa stanza raccoglieva tesori molto più spettacolari di quelli di Tutankhamon, che era morto in giovane età. Quando Ramses morì, la maggior parte degli uomini che avevano lavorato alla costruzione della sua tomba era già defunta. Per molti egiziani era il solo monarca che essi avessero conosciuto. Quando Ramses ascese verso gli dei, tutto l'Egitto pianse per lui. Tuttavia, la mummia di Ramses non rimase nella sua tomba per sempre. Scoperta dagli archeologi nel secolo scorso, fu trasportata al Cairo. Ma questo non sarebbe ancora stato l'ultimo viaggio del sovrano. Negli anni 70 del nostro secolo si scoprì che i faraoni che si trovavano nella sala delle mummie del Museo Egizio del Cairo stavano morendo per una seconda volta. A causa dell'umidità del museo, funghi e batteri avevano attaccato le mummie, danneggiandole gravemente. La mummia di Ramses venne quindi trasportata a Parigi per ricevere cure adeguate da parte di un gruppo di scienziati. Quando giunse all'aeroporto, Ramses fu accolto con una cerimonia militare, come si addice a un capo di stato straniero. La mummia del faraone venne esaminata da un gruppo di studiosi al Museo dell'Uomo di Parigi. La radiografia del cranio mostrò denti cariati e in pessimo stato. L'infezione di un dente aveva addirittura intaccato la guancia. L'ascesso potrebbe essere stato talmente grave da causare un'infezione mortale, un'infezione che gli egiziani non avrebbero potuto curare. Non vi è alcuna certezza sulla vera causa della morte di Ramses. Tuttavia, è probabile che il faraone abbia trascorso i suoi ultimi giorni in preda al dolore. Uno dei poemi più famosi scritti in lingua inglese riguarda proprio Ramses il Grande. Ozymandias, di Percy Shelley, descrive una statua di Ramses, ora crollata, sotto i cui occhi un tempo si snodò la processione funeraria che trasportava la mummia del faraone alla sua tomba. Incontrai un viaggiatore che proveniva da una terra antica, che disse: «Due grandi gambe di pietra, senza tronco, si ergono nel deserto. Vicino ad esse, sulla sabbia, per metà sepolto, un volto frantumato giace, il cui sguardo e il labbro grinzoso e il sogghigno di gelido comando narrano che il suo scultore ben lesse quelle passioni che ancora sopravvivono, impresse in queste cose senza vita. La mano che li schermì e il cuore che nutrì. E sul piedistallo appaiono queste parole: il mio nome è Ozymandias, re dei re. Osserva il mio operato, o tu potente, e dispera. Null'altro rimane attorno allo sfacelo di quel colossale relitto, sotto al quale sconfinate e spoglie e piatte sabbie si allungano in lontananza. Ramses morì in preda al dolore. Ma gli antichi egiziani credevano che nell'aldilà il corpo si sarebbe ristabilito e sarebbe tornato nuovamente giovane. Sarebbe piacevole pensare che Ramses si trovi ancora da qualche parte, mentre si avvia alla guida del suo carro d'oro fuori dal palazzo nel delta, con l'esercito che si snoda per chilometri dietro di lui. E al suo ritorno, vedere la sua amata sposa Nefertari attenderlo sulla soglia, insieme ai numerosissimi figli.
e immaginarlo poi con tutta la famiglia riunita attorno a lui che ascolta le sue avventure e le sue vittorie. Ben 11 sovrani dell'Egitto ebbero il suo nome, ma soltanto uno di loro fu Ramses il Grande.